Sicilia le imprese, le piccole e medie imprese continuano a soffrire. Beh sì, sicuramente risentono della crisi dell'economia le piccole imprese, però anche le piccole imprese vogliono cercare di reagire a questa crisi e noi oggi come Confartigianato faremo alcune proposte alle istituzioni, proporremo alcune strade da poter seguire per poter migliorare la situazione economica in Sicilia. È chiaro che per fare questo c'è bisogno della collaborazione di tutti, c'è bisogno della collaborazione delle istituzioni, c'è bisogno della collaborazione della burocrazia, le imprese ci stanno e vogliono lavorare in questa direzione. Lei ha parlato, scusi, di proposte. Beh sì, noi oggi faremo una proposta per esempio che riguarda uno dei settori a mio parere strategico per lo sviluppo della Sicilia, che è quello della valorizzazione dei beni culturali, della valorizzazione ai fini turistici. E beh, questo è un settore dove la Sicilia negli ultimi 5 anni ha speso ben il 50% in meno delle risorse. Io penso che questo è un settore dove bisogna investire, dove bisogna valorizzare, dove bisogna avere una proiezione futura abbastanza chiara. Ma cosa manca realmente? Manca un piano di sviluppo condiviso, manca un piano di sviluppo di lunga gettata, di lunga programmazione. Se non si programma a lunga scadenza non si va da nessuna parte. Sempre più difficile per la Sicilia riuscire ad agganciare il treno centro e nord Italia. Beh, questa cosa non, direi che non deve essere così. Non deve essere così perché nel mondo dell'artigianato e della piccola impresa ci sono i valori che possono e devono permettere al sistema paese di riprendere. Dopodiché ci sono dei vincoli e delle difficoltà oggettive a sud per riprendere più rapidamente o come il nord. Però vede, quello che è avvenuto ieri in Lombardia, nella mia Lombardia, un treno che deraglia. Ecco, fosse avvenuto al sud chissà quante cose avrebbero detto. Lì dobbiamo sottacerle. No, è il paese che non va. Questo Stato, se non decide di investire, ci saranno tanti treni che deragliano, ponti che crollano. Quindi io penso e credo che dobbiamo avere un po' di autostima. Io ho avuto una grande lezione l'anno scorso dal candidato sindaco, che poi era già il sindaco, Leo Luca Orlando, quando dice: se parliamo male noi del sud, come può andare bene il sud? Se i primi a parlare male del sud. Io questa frase l'ho usata in giro per questo paese con delle persone che volevano sapere come lei, mi ha fatto una domanda pari alla sua. Ecco, io ho detto: se i primi a volerci male siamo noi, non andiamo da nessuna parte.